Facekin, prima di tutto, io quando è nato internet naturalmente me ne sono immediatamente innamorato, perché l'ho trovato un media fantastico che raccoglie stampa, radio e televisione. Poi con i motori di ricerca ho fatto le mie belle ricerche e ho visto che i risultati, poi non sapevo dove mettermi, dovevo segnare su notes, sugli appunti. E allora mi è venuto in mente di creare un sito dove poter raccogliere tutti i risultati delle ricerche per poterle aggiornare quando, in qualsiasi momento, e poi successivamente poterle mettere a disposizione di tutti gli altri utenti, con i miei stessi interessi naturalmente. Anche altri hanno pubblicato la loro web list, che sono Fiorello, Rudy Zerbi, Francesco Facchinetti, Linus, ultimamente anche per quel che riguarda il settore sportivo Guido Bagatta. Insomma, ci sono tutti i miei amici che comunque si mettono a disposizione per dare delle indicazioni sui siti che loro frequentano, sperando che naturalmente siano dei siti che possano essere utili in futuro anche a chi frequenta il social. Ma sicuramente la radio ha un futuro, cioè continua ad avere un futuro, magari cambierà il formato, perché adesso, potendo usufruire della musica tramite YouTube, quindi non più aspettare che ti mettano la tua canzone ma ascoltarla subito, magari dovrà insistere un po' di più sul format talk radio, cioè dovrà parlare un pochettino di più. Però la radio sicuramente è talmente poco ingombrante, così piccola, che può diventare qualsiasi cosa, anche un bottone, per cui sarà sicuramente eterna.